piccola lanterna, ecco, è stata già ripulita, pulite le rose, è stato ringranato questo foro perché era totalmente ovale, era scorrere una bellezza. Ho montato il fondello per la sveglia, questo è il martello per la sveglia, va introdotto, ora vi si vede male, ma non so se si riesce a vederlo, così le a favore di luce, però per farle entrare è problematico. Ecco. Merita allentare queste due, ecco, le due nuove coppiglie, ecco, ora gli entra bene. Adesso il brigante si lo fa ingrullire. Buco si è trovato, ora guardiamo se scivola fino a fondo, scivolato, siamo a posto. Queste sono due coppiglie che vanno qui per fermare il fondello. Questo qui c'ha due perni, vedi? Uno ce n'è in mezzo e qui c'è il pernio intero che entra dentro e due di sopra esterni che servono per tenere fermo questo. Poi c'è da montare questo e questo non dov'è? Uno guarda buchi, un ce n'è, un ce n'è, un ce n'è. Qua qui, in questo foro qui, perché questo è il fermo della sveglia. Quando questo casca, tu parte la sveglia, se no ricade sopra. Allora, va in entrata da qui e bisogna andare qua in cima. Benissimo. Poi si mette questo poi dove ha l'altro pernio? Sul quadrante. Allora, ora si monta la sveglia, quello che farà suonare poi la sveglia, che è questo pernio che fa alzare la leva qui. E questa parte poi andrà a finire il suonare, vabbè, questo ricade e via. Questo, il quadrante. Il quadrante, come si può vedere, è staccato. Ora gli si dà una pulitina qui. Ecco, levare un po' il sudicio sempre là. È staccato perché gli manca una coppiglia. Ora vediamo se la coppiglia mi sembra da preparare. Eccola. Una coppiglina, ecco fatta, e il quadrante è bloccato. Poi si dà un goccino d'olio anche qui perché c'è un pernio che farà un po' di movimento, è quello lì. E poi si va a cercare di rimontare il tutto. Allora, quello, credo non dover mettere più nulla qui per rimontare questo. Ah, mischero. E va levato la vite. Se no. Qui c'ha il pernio che entra qui dentro, mentre poi c'ha una vite e una coppiglia per fermare. Dentro il buco, dentro questo e questo. Poi bisogna controllare anche la leva, intanto sta a bocca e tutto, senza stringere.
oppure delle asa qui la fa ingrullire. Guardiamo questa leva se entra dentro. È entrata. Bene. Allora, prima si ferma questo. Qui c'è anche la compagnia di... Intanto ho riparato due cucù con il carillon. Si ripara anche cucù, si diverte anche con quelli. Questi avevano il carillon, era rotto. A uno aveva la ruota rotta della suoneria di carillon, in plastica si ripara anche ella. Queste sono enormi, queste bottiglie. Qui c'è proprio una bottiglia. Allora, questo si può stringere. Ecco qua. Qui ora bisogna trovare la bottiglia, se no la va fatta. Che queste siano piccine, eh sì, e partono di sotto. Io dovrei avere però anche uno scatolino con le coppiglie degli orologi campanari affini e gli orologi marca cartoline. Ora voglio cercare tra quelli. Ci siete fra 2 minuti.